Questa mattina, dopo la sveglia all'alba, abbiamo percorso circa 150 km di pista e a volte anche di fuori pista per raggiungere questa località, dove adesso andremo a scoprire lo stile di vita di questa tribù che si chiama Azabe. L'incontro con la tribù degli Azabe ci riporta alle origini dell'uomo. Rappresenta il legame con il nostro passato preagricolo. Da migliaia di anni questa tribù vive nella grande Rift Valley. Oggi sono rimasti un migliaio gli appartenenti e circa la metà di questa antichissima popolazione vive tuttora in piccoli accampamenti mobili costituiti da capanne di paglia. A volte trovano rifugio in grotte naturali. La loro sopravvivenza si basa sulla caccia e sulla raccolta di vegetali selvatici, come bacche, frutta di baobab e miele. La coltivazione non è praticabile, in quanto il territorio è arido a causa del clima caldo e secco. La caccia viene praticata con armi semplici, vale a dire archi e frecce, da loro stessi realizzati con rami di alberi e tendini di animali. Le frecce di legno a volte sono rese più efficaci mediante l'applicazione di punte in ferro, molto affilate ed avvelenate con la micidiale linfa della rosa del deserto. Le punte di ferro vengono barattate con i fabbri della vicina tribù da Toga. Questa etnia non ha legami con nessun'altra popolazione. Si ritiene che possa essere una delle radici primarie dell'albero genealogico dell'umanità. Anche la loro lingua è praticamente unica. Impiega i suoni dello schiocco. Quindi queste sono tipo le frecce che vanno a cacciare con questi tipi tre per i grandi animali. Per esempio tipo di bufali, qualche volta quando arrivano che li cacciano, anche cacciano in pala, anche tipo di kudu come abbiamo visto quelle che hanno cacciato questi. E poi si vede questo lacrima nero, questo il veleno. Che loro prendono il veleno dei alberi, loro conoscono i tipi di alberi, quelli che hanno il veleno e poi li mettono qua nelle frecce quando vanno a cacciare, quando fanno il bersaglio per gli animali appena quando dopo 10 minuti l'animale muore. Quindi vanno a tagliare il pezzettino delle carni, quello dove hanno fatto questo di pungere, quindi li tagliano quello là, il pezzettino di carne. Questi qui, il tribù di Azabe, loro non sanno anche a fare queste le frecce. E poi dove loro vanno a ottenere questi qua? Diciamo che loro fanno solo questa bastone e poi vanno a comprare questo. Questo vanno a comprare, c'è un tribù che si chiama Datoga. Qui non comprano con solidi, però quello che comprano vanno, per esempio quando cacciano, appena cacciato, loro prendono tipo di carne, c'è il pezzettino di carne, anche le miele. Così li portano, si cambiano tra uno e l'altro. Qui non funziona solidi. Di nuovo qui abbiamo visto il lavoro dei grandi.
e poi torniamo indietro ancora a riguardare come vivono anche con i loro bambini. Qui non ci sono le scuole, non vanno a scuole nessuna, e poi quando sono piccoli loro imparano dai loro genitori, quindi di fare queste facce, anche questi sono più piccole per i bambini, e loro imparano e praticano andare a cacciare, e questo funziona per loro. Non ci sono anche l'ospedale qui. Allora qui siamo in mezzo di savana, in bush, qui nessun ospedale. Allora qui loro come vivono? Se uno malato, e loro ricurano per usare i radici degli alberi, anche tipo di aloe, per esempio una che ha malaria si usa le radici o si usa anche l'aloe, così si bollie e si bevono come la malaria e come diciamo l'antimalaria. Quindi qui nessuno che va a ospedale. Questa pelle è il frutto di una caccia, hanno cacciato questo animale che si chiama Kudu e rappresenterà questo il cibo per i prossimi giorni per gli abitanti di questa famiglia. Abbiamo seguito alcuni cacciatori in una breve escursione tra pietre e arbusti spinosi. Spesso le battute di caccia si concludono con l'abbattimento di un paio di volatili. Mentre un tempo loro cacciavano zebre, giraffe, bufali, il territorio era da loro condiviso con elefanti, leoni e altri branchi di animali. Kutele kakeyambo, 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 kutele kakey
È difficile descrivere uno stile di vita così primitivo. I tentativi del governo di modernizzare questa tribù sono stati respinti, così come sono stati respinti missionari di ogni religione. Loro preferiscono vivere così, in piena libertà, senza leggi, se non quelle della natura, della convivenza e della condivisione. Non sanno leggere e scrivere e non hanno il senso del tempo. Non seguono alcuna religione e non praticano la stregoneria. Sostengono di essere discendenti dell'albero di Baobab. La loro filosofia consiste nel non prendere e non possedere più di quel che serve nell'immediato. In caso contrario devi condividere. La condivisione è considerata un obbligo morale. Per questo gli Hadza hanno vissuto per migliaia di anni tra la megafauna della Tanzania senza lasciare nessuna impronta sulla terra. Purtroppo la modernità non protegge il loro stile di vita ed il continuo restringimento del loro territorio lascia intravedere degrado e segregazione. I loro sistemi immunitari non sono in grado di combattere le malattie occidentali come il morbillo e la tubercolosi, né tantomeno la malaria o la febbre gialla. Mentre il mio telefono riceve una chiamata di lavoro, un cacciatore Hadza riceve la chiamata dell'uccellino del miele, che lo condurrà al nido delle api tra i rami più alti dell'albero di Baobab. Le sue frecce, con la punta intrisa del micidiale veleno, sono pronte per colpire la prossima preda. I nostri nonni hanno vissuto qui e io faccio parte della terra, qui e dove ci sentiamo liberi.